la Valle di Viana e del Golfo di Policastro dopo la manifestazione di protesta che ieri ha portato alla chiusura per oltre 2 ore dello svincolo autostradale di Sala Consilina. I sindaci ieri hanno ottenuto nel pomeriggio un incontro con il prefetto di Palermo che ha dato la sua disponibilità a farsi da portavoce con il ministro della giustizia, delle istanze dei sindaci affinché vengano rivisti i criteri attraverso i quali sarà ridisegnata la nuova geografia giudiziaria che potrebbe vedere la cancellazione di circa 40 piccoli tribunali e tra questi anche quello di Sala Consilina. Questa mattina ne abbiamo parlato con il sindaco di Sala Consilina, Gaetano Cesari. Signora Magna, questa è la settimana decisiva, la commissione si riunirà con i rappresentanti politici, con il ministro e ci auguriamo che verranno applicati nuovi criteri, quindi criteri affidati al buon senso che possono permettere sicuramente il mantenimento del nostro tribunale. La manifestazione di ieri è stata importantissima per creare quella giusta tensione, per far capire anche come noi fermamente vogliamo il mantenimento del presidio della giustizia nel nostro territorio e sono abbastanza fiducioso. Ecco, iniziative per i prossimi giorni, è previsto qualcosa? C'è stato un incontro ieri sera in comune? Ieri al ritorno della prefettura, così come avevamo concordato, ci siamo riuniti con il comitato come amministratori, a nome di tutti gli amministratori del Vallo di Viana e del Bussento. Abbiamo chiesto al comitato di fare sintesi, perché l'unica pecca della manifestazione di ieri è stato sicuramente che a un certo punto si è perso il coordinamento perché c'era troppe voci, troppe indicazioni, troppe idee. Noi dobbiamo dare, per dare ancora maggior forza alla nostra capacità di manifestare in un modo civile, in un modo legale, lo voglio sottolineare perché poi fondamentalmente ieri non è successo niente, dobbiamo essere uniti, siamo uniti, la nostra forza, il nostro essere sicuramente si moltiplica, quindi ieri sera con i rappresentanti dei comitati abbiamo chiesto di fare una sintesi, il comitato si è impegnato a coinvolgere ancora di più tutte le associazioni a trovare, come dire, una cabina di regia che poi si confronti con gli amministratori e stabilisca insieme le prossime azioni. Logicamente abbiamo chiesto anche tempi brevissimi perché proprio in questa settimana è il momento clou su cui agire soprattutto di fare pressione su tutti i politici affinché il tribunale rimanga senza se senza ma in modo da levare il problema e poi eventuali altre manifestazioni sia per fare la pressione sia per fare ancora più presente le nostre ragioni a chi deve